Ora salgono sul palco Pietro Giannarzì e Costantino L'Insalata, che si occupano della Madonna del Palazzo di Rutigliano. Appunto, questo che state vedendo adesso è la presentazione che abbiamo voluto dare abbiamo voluto creare per archiviare la Madonna del Palazzo. Il lavoro è questo qui, Rutigliano, che è questa qui. Possiamo passare direttamente alla pianta, come ho già accennato prima, in cui sono segnate appunto le postazioni da cui sono state fatte le foto stereo, che sono queste qui. Volendo possiamo cliccare direttamente su queste postazioni e passare direttamente al rilievo, alla misurazione, oppure attraverso la scheda in cui ci sono tante fotoguida e scegliere appunto il rilievo che ci interessa. Ecco, in questo modo. Del rilievo ne avete visto abbastanza ieri, quindi è inutile ripercorrere la strada già fatta. Posso un piccolo accenno, però vorremmo farla per quanto riguarda la precisione. Perché le misure, noi abbiamo fatto diverse misure e abbiamo notato in conclusione del nostro lavoro che la precisione è dovuta principalmente a tre fattori. Soprattutto il primo è naturalmente l'operatore. Se l'operatore è molto accorto a prendere i punti giusti sulle due immagini, le misure, diciamo, sono abbastanza precise. Un altro fattore di imprecisione sono la qualità delle fotografie. Se le fotografie sono fatte abbastanza bene, il trasferimento sul computer, quindi la risoluzione in pixel di queste fotografie è ottima, allora si possono individuare abbastanza bene i punti sulle foto. Un terzo fattore di imprecisione che abbiamo notato è appunto la notevole distanza da cui sono state fatte le due foto, le varie foto. Infatti sono proprio al limite dei 23 metri, che era il limite utile per la ripresa della bicamera. Infatti, essendo la base di 1,20 m, la distanza massima era appunto 24 metri. Però anche essendo al limite, diciamo che l'angolo sotto cui si vedevano i vari punti è molto piccolo e quindi gli errori di misura sono stati notevoli, soprattutto per quanto riguarda la profondità. Infatti abbiamo riscontrato degli errori notevoli dell'ordine del metro appunto sui 24 metri. E quindi per quanto riguarda il rilievo, a questo punto era molto più utile un altro metodo, quale ad esempio il foro stenopeico, e che poteva darci direttamente in scala. Con varie stampe in scala, appunto direttamente i vari prospetti. Abbiamo concluso. Ritorniamo. Grazie.